appunto, il Caravaggio. Citerio, palla rubata, Bonseri subito per Giugno, in area di rigore Giugno, Gherardi che chiude in angolo. Che ha dato poi, come dire, la stura alla fusione con l'Atletico Chiuduno Grumelese per dare vita alla Real Calipina, che attacca in questo momento con il diagonale da parte di Losa. Maccorin che chiede una maggiore attenzione nei contatti, pallone dentro e attenzione al gol, la rete di Paris, colpo di testa nell'area piccola, 0-1. Sfera che rimane lì, Veneruso, nuova chance, spera che entra il servizio dentro l'area di rigore per Bonseri, atterrato, calcio di rigore e giallo anche per Della Fiore. Parte Bonseri con il destro, stesso lato, e attenzione, il miracolo ancora di Gherardi, l'errore ancora di Bonseri, il penalty calciato nello stesso modo e come con Leoni, adesso anche Gherardi per una rete a zero sul Caravaggio, una Virtus che adesso vede i playoff a soli 3 punti. Nel frattempo la Real nell'area e il destro di Gian Gaspero che va a piazzare il proprio centro con anche la maglia che ne celebra il centesimo. Ecco che arriva il fischio del direttore di gara, parte Bonseri, la respinta da parte della barriera, Leotta con il destro, gol, anzi con il sinistro di Leotta, buca Gherardi 1-2. Alde con il mancino a cercare Veneruso, palla che rimbalza, colpo di testa di Veneruso verso Bonseri dentro l'area, ancora Bonseri che ci prova con il destro a giro, pallone che va vicinissimo al 7. Dopo 2 minuti di recupero tutti negli spogliatoi per l'intervallo, il parziale qui al Cileon Arena è AC Leon 1, Real Calepina 2. Prova ancora Losa e poi la botta, pallone che rimane lì per la girata di Gian Gaspero, Tirelli con un fallo di mano da parte di un attaccante della Real Calepina. Non prima di aver vissuto in diretta l'azione di Giugno che con qualche difficoltà mantiene il pallone in avanti, Achenza, la percussione, Achenza con il mancino ribattuto forse da Citeri, attenzione al pallone dentro per Benza che va con il piattone a realizzare il 2-2, il gol di Benza, il pareggio della Cileo. Occhio all'area Calepina, dentro l'area avversaria, il tentativo di percussione di Valois e ora Bonseri che uccella un paio di difensori dell'area Calepina. Attenzione, palla per Citerio, attenzione ancora al passaggio verso Bonseri che è in fuorigioco. Castellanzese Brino 1-1, Legnano Crema 2-1, Ponte Casatese 0-0, così come Sonar Conatese, Villa Valle 6-0 su Franciacorta, Virtus 2-0 su Caravaggio. Intanto attenzione al gol, il traversone da destra, la sponda e il colpo da biliardo da parte della Real Calepina con la rete del 3-2, gol di Make. Conci, Bonseri, Alde, ancora Bonseri, dopo il liscio di un difensore della Real, Spina, Paparella, Citerio, Achenza, attenzione ancora al pallone, colpito da Leotta, c'è la deviazione da parte di un giocatore della Real Calepina, pallone che comunque non ha chiuso la propria traiettoria lontanissima dallo specchio. Attualmente retrocesse Olginatese e Leon, ma attenzione a Citerio, gol, la rete di Citerio, pallone
con in area di rigore Citerio con il suo diagonale per il 3-3. Quinta presenza casalinga. Eccolo ancora Citerio sull'onda dell'entusiasmo, ovviamente svenza, attenzione ancora Citerio centrale. Nel frattempo Spina col calcio di punizione, la bucano in un paio. Ora ancora Venza, attenzione, è in posizione regolare, poi il gol! E poi il gol di Rondelli. Pallone messo in mezzo, Rondelli con il piattone ed il 4-3 Leon. E quindi la possibilità per Spina. 3 contro 3. Spina, Spina, area di rigore, Spina se la porta sul destro, poi col sinistro Gherardi. Arriva Bacchin dopo Raccagni. Spera che la Calipina non riesca a portare oltre la propria tre quarti. Moreo, il dribbling, Moreo con il destro fuori. Con Venza, Citerio e Rondelli ha regolato la Real Calipina in finale. E qui la Via Mercante a Cileon. 4, Real Calipina 3. Sì, siamo riusciti a mettere dentro tutto quello che abbiamo fatto un po' nel ritorno a livello negativo, perché comunque abbiamo preso ancora gol nei momenti della partita in cui eravamo abbastanza tranquilli. Siamo riusciti a accorciare e a fine primo tempo ho detto ai ragazzi abbiamo finito con l'inerzia della partita da parte nostra, loro erano in difficoltà, gli abbiamo fatto cambiare due volte modulo, sono partiti in 4-3-1-2, sono passati in 4-3-3, poi il secondo tempo ce li siamo trovati a specchio. Ancora una volta nel momento dove siamo riusciti a pareggiare la partita, poi abbiamo lasciato due occasioni clamorose, adesso non so se fuori gioco il gol dove Citerio si è trovato da solo davanti al portiere, alla data Bonseri, abbiamo lasciato un'altra occasione e poi abbiamo preso il gol del 3-2. Da lì devo dire che siamo stati bravi a crederci e a ribaltarla e a trovare questa benedetta vittoria che è fondamentale per l'ambiente, per i ragazzi, per la società, perché mancava veramente da troppo tempo. Mancano 6 partite, vogliamo star vivi, vogliamo giocarcela fino in fondo, vogliamo far vedere che siamo giocatori, siamo uomini e vogliamo andare a giocarci le nostre carte fino all'ultima giornata. Sappiamo che in questo periodo ci sono squadre che hanno più o meno da giocarsi, ma a noi non deve cambiare niente contro chi siamo. L'ho detto oggi che i risultati di ieri erano positivi, ma gli ho detto ai ragazzi che con i risultati degli altri non ce ne facciamo niente. Contano solo i nostri risultati e oggi finalmente è arrivato il risultato positivo. La partita è stata senza dubbio la più emozionante di quest'anno, perché come sappiamo arrivavamo da un momento veramente veramente difficile, la vittoria ci mancava dal 22 dicembre penso. Insomma, una partita in cui la Leona ha dimostrato sicuramente di essere viva. Di avere carattere, magari ci manca qualcosa a livello tecnico, a livello tattico, non lo so, a livello fisico, però quantomeno ce lo siamo detti, mancano 6 partite, vanno giocate col carattere e poi tireremo la riga il 15 maggio, penso, vediamo dove siamo. Un gol, non l'avevo mai segnato in Serie D, non segno quasi mai, anzi non so quanti anni erano, forse 2 anni che non segnavo. Sono contento perché è stato un gol importante, un gol del 2-2 che ci ha dato ancora un po' più di fiducia, ma è stato bello anche il gol di Rondelli, il 4-3, è stato importante il gol del 3-3, sono importanti tutti, senza dubbio. Io qua c'ero prima quando siamo partiti con l'altra società, la Vimercatese in promozione, con fatica siamo arrivati su in eccellenza, poi c'è stato il cambio di società, sono andato via, sono tornato indietro, siamo riusciti a tornare, anzi andare per la prima volta nella storia in D e ce la dobbiamo giocare queste ultime 6 partite perché secondo me questa squadra merita di stare in Serie D e speriamo che il campo ci dia ragione.